Buonasera, buonasera, ben ritrovati con i pazzi di rugby. Abbiamo una puntata ricchissima questa settimana. Allora, intanto con gli ospiti che sono già in studio con noi, diamo il benvenuto a Paolo Zampiceni. Buonasera, Buonasera a tutti. benvenuto, presidente di Autismando, e qui torneremo ovviamente sul 4 aprile, che è molto, molto, molto vicino adesso. Assolutamente sì. Qualche settimana fa, insomma, ne parlavamo sì, col 4 aprile, con tappa di avvicinamento. Adesso praticamente ci siamo, siamo agli sgoccioli. Allora, Stefano Migliorati, ben Buonasera, trovato. Gianluigi buonasera. Zucca, ben trovato. Ben Ciao. ritrovato anche a Michael Piscitelli. E abbiamo un barbone questa sera. Ciao a tutti, ciao. Non è solo un, addirittura un campione di barba naturale. Vince campione europeo di barba naturale, sì. Pensa, vince campione. E dopo cercheremo di capire anche Diego Bazzoli, benvenuto. Allora. Grazie a voi. E inoltre ci colleghiamo con Amatrice perché con noi in collegamento audio-video c'è Federica Paolucci. Federica è conosciuta come Nanina Ciao. Colore, buonasera. Buonasera a tutti. Federica è un nome che non usa mai nessuno, comunque Nanina per tutti. Per me è un piacere essere ospite perché ho un'amicizia con Gianluigi e quindi ci tenevo molto ad essere presente oggi in trasmissione, ecco. Grazie, grazie. Io Fra l'altro sappiamo che lei è un'ex, posso darci il tu, sono un'ex giocatrice di rugby. Sono stata una delle prime giocatrici di rugby nella zona del Reatino, ho giocato nella prima squadra femminile a 7, come donna di mischia, infatti sono ancora più pesante di come ero. E, ho giocato con l'Aquila, diciamo, avevamo creato una squadra mista, ma parliamo insomma di qualche anno fa, ovviamente. E poi ho avuto un compagno che ha giocato a rugby in Serie A quando stava a Rieti, e quindi poi il rugby per me è stato sempre un po' una scuola di vita, ma anche uno sport che ho amato per la sua, come posso dire, semplicità e per i rapporti umani che restano ancora oggi sani. Lo sappiamo, Penso il terzo questo. tempo social. Senti, Nanina, volevo chiederti, com'è la situazione adesso ad Amatrice? Allora, noi ad Amatrice possiamo, ovviamente, per quanto riguarda Amatrice, possiamo fare un quadro perfetto della situazione perché siamo lì dalla stessa mattina dopo il sisma. L'associazione di cui io sono il presidente e poi, insomma, capofila di altre 10 sigle, è un'associazione che si occupa del guazzabuglio, emergenza e povertà, appunto dell'emergenza della povertà. Noi abbiamo fatto proprio un intervento di aftershock, e cioè abbiamo supportato le famiglie da quella notte, subito dopo il sisma. La situazione, mi dispiace dirlo, io sono sempre un po' dura in questo, è di totale immobilismo, è di totale assenza dell'istituzione rispetto a un inizio così, diciamo, veloce, però tempestivo nell'emergenza. Tanto impegno e tanti gli sforzi, ma oggi ci troviamo veramente in una situazione di stallo. E se voi andate sui gruppi delle persone amatriciane, degli abitanti amatriciani, che oggi per noi sono amici, sono famiglie con cui abbiamo trascorso Natale, Capodanno, vi diranno le stesse cose, cioè il commercio è in ginocchio, non c'è la ripartenza, non c'è ricostruzione, ci sono dei flebili movimenti, hanno rimosso le macerie soprattutto nel centro amatriciano, ma insomma le frazioni ancora diciamo arrancano, però insomma c'è un movimento, ma evidentemente il polso della situazione ovviamente a farlo sono gli abitanti che si lamentano continuamente, soprattutto abbiamo delle persone molto, molto forti che dicono la verità, cioè stallo, silenzio, solitudine e molto probabilmente ci vorranno più di 15 anni per ricostruire qualche cosa. E questo ci fa veramente molto male perché la politica, come dicevi, sicuramente sull'emergenza reagisce un po'. Diciamo che si fa anche tanto bella, si fa anche tanto pubblicità, noi siamo un po' complici. Devo dirti che io ho vissuto il terremoto di Amatrice da un punto di vista professionale quando è capitato e nelle settimane e nei mesi successivi, quindi conosco.
conosco bene la realtà che c'era la matrice e come si è sviluppata. Diciamo che, ecco, un po' meno di passerella ai politici farebbe bene e soprattutto, dimmi. Sì, bravo, bravo, questo è il messaggio che deve passare. Allora, noi abbiamo avuto tutto, diciamo, tutti i nomi più grandi che hanno calcato il red carpet a Matrice, abbiamo avuto tante promesse, abbiamo avuto tante situazioni, abbiamo avuto il cambio del sindaco, abbiamo un consigliere oggi che ovviamente sta in regione e nonostante gli sforzi, diciamo, di quelli che sono sindaco, rimasti... l'ex sindaco, fra l'altro, l'ex sindaco che era in prima linea. Sì, e nonostante gli sforzi fatti e comunque ovviamente anche la ricerca che c'è adesso di fare qualche cosa per smuovere la situazione, tra l'altro io devo dire la verità, ho sempre stimato Sergio Pirozzi, ma c'è tra l'altro una buona conoscenza, c'era una buona conoscenza, ultimamente ovviamente non ci incontriamo. Io ho sempre stimato le persone che hanno combattuto, oggi ho tanti amici che cercano di combattere, adesso a breve ci saranno anche le elezioni nuove, vedremo che succede, però il sentore è che la politica da sola non basti e che a fare la differenza, come Gigi lo sa, insomma io Gianluigi ho già spiegato, sono state veramente le persone, i cittadini, i donatori, le associazioni di volontariato, tutte le associazioni, le sigle più grandi, hanno fatto la differenza, cioè le istituzioni. Senza l'apporto sussidiario delle ODV, delle organizzazioni di volontariato specializzato, formato, non avrebbero fatto molto di più. Noi abbiamo fatto, noi tutti, tantissimi, centinaia di persone, donatori, eccetera, da tutto il mondo, hanno permesso a questa gente di sopravvivere fino ad oggi. Adesso c'è questo spettro grandissimo che si abbatte sulle terre del cratere, che è veramente la solitudine. Cioè rimanere in silenzio e quando diciamo il palcoscenico, le luci si spengono, questo sì, è lì il problema. Delle... È chiaro che è lì il problema e uno degli impegni, fra l'altro anche nostro a questo punto, anche di chi fa il nostro lavoro della stampa, ma anche dell'associazione, quello invece di tenere alta l'attenzione proprio nel momento in cui un po' fisiologicamente si abbassa perché passa appunto l'emergenza e si attenua la tensione. Torniamo da te tra poco, seguici, sì. Rimani con noi, Nanina, rimani con noi. È un po' per tutte le cose, Paolo, questo vale questo concetto e vale questo discorso. Tenere alta l'attenzione, perché come la tensione scende, cioè arriva lo stallo. Assolutamente sì. E questo vale anche per l'attenzione verso le associazioni, verso alcune iniziative che devono essere riproposte, ripromesse, rifatte, coltivate, proprio perché non ci cada il silenzio, un po' l'oblio. Uh-huh. E quindi sì. Anche qui arriviamo alla giornata del 4 di aprile. Sì. Giornata del 4 di aprile che si colloca all'interno una di una settimana, certo, di iniziative, di eventi, eccetera, e che nasce perché c'è il 2 aprile che è giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo. Una cosa, se mi permetti, io inizio, cioè vorrei, so che si parla di una bella giornata e di una festa, però lasciami fare una cosa. C'è un simbolo che viene usato nel circuito dell'autismo che è una luce blu. Il 2 aprile chiederemo di illuminare di blu una serie di manifesti, eccetera. Prima di parlare di questa cosa qui c'è un promemoria che per me come genitore è doveroso. È il fatto di ricordarmi che purtroppo nell'autismo non tutte le storie finiscono bene. Messo da parte il fatto che per le famiglie, per non sempre le cose finiscono bene, passiamo invece alle notizie belle. Le notizie belle sono di questa grossa iniziativa che ci sarà il 4 aprile, ma che coinvolgerà praticamente, mentre gli anni scorsi riguardava solo la serata, fondamentalmente il tardo pomeriggio e la sera, certo, qui coinvolgerà tutta la giornata con le iniziative legate a Vincenzo Catalano,
E è una storia particolare comunque questa, perché l'autismo il giovedì sera c'è praticamente tutto l'anno, grazie alla presenza di un gruppo di ragazzi e di partner, si chiamano Special Runner, che partecipano alla Corri per Brescia. Alla Corri per Brescia, certo. Per tutta la durata dell'attività della Corri per Brescia. E che è un'esperienza particolare, perché è un'iniziativa che non nasce per le persone con disabilità, nasce per gente che aveva voglia di correre insieme. All'interno di questa iniziativa si sono inseriti una serie di ragazzi, tra cui anche alcuni ragazzi con autismo, e lì quando si corre insieme è un momento particolare, perché è come se per quel momento la disabilità passa in secondo piano. Certo. Sono certo. Persone che corrono insieme. Il 4 aprile ovviamente avrà un'enfasi molto maggiore tutta questa esperienza, chiaro. Però anche nel 4 aprile noi speriamo di riuscire a fare in modo di mettere insieme Vincenzo con il nostro gruppo di Special Runner per correre insieme la sera. Certo, questo è anche un po' l'obiettivo di mettere in sinergia un po' tutte le iniziative, un po' tutte le componenti di questa giornata. Mettere insieme i mondi diversi. Il mondo dell'autismo è sempre stato considerato un mondo un po' sulla luna, un mondo un po' a parte. Forse un po' anche poco conosciuto. Forse una disa- anche poco è conosciuto. Una disabilità un po' poco conosciuta, perché mi viene da dire che se non ci fosse stato un film di questa... di queste dimensioni, come uno straordinario Dustin Hoffman, credo che fosse, sarebbe ancora più sconosciuto. È stato un vantaggio quel film, è stato un po' anche una nostra maledizione, perché adesso tutti avevano in testa l'idea che l'autistico è quello che sa contare gli stuzzicadenti a vista. Okay. Purtroppo esistono persone con autismo ad alto funzionamento che magari sono anche in grado di fare cose spettacolari. Però quasi esiste genio, anche il genio, mondo dell'autismo a basso funzionamento, che è decisamente più problematico. È disabilità e si ragiona di persone che in molti casi non raggiungeranno mai un livello di autonomia, certo, tale da permettergli una vita indipendente. Ecco, noi ci vedremo anche il 4 di aprile, perché noi con Vincenzo cominciamo a correre alle 8 di mattina, noi arriveremo un po' più tardi, però ci sarà anche la presenza nostra di Elive per tutta la giornata, con alcune fasce nelle quali avremo modo anche fra il divertimento, la voglia di stare insieme, ma di parlare di autismo e cercare di capire un po' anche com'è la situazione. Poi torno a te, perché volevo capire sì. Anche un po' quanto vi sentite seguiti. Vabbè, lo so, tocchiamo un nervo scoperto. Allora, Stefano Gianluigi, con Amatrice, diciamo che insomma voi... Ci siete andati, cioè avete portato il materiale, avete fatto la raccolta, avete mandato. Abbiamo mandato il materiale. Okay, avete mandato. Esatto, non siete ancora riusciti a. Purtroppo. Non siete ancora riusciti ad andare. Per impegni lavorativi e quant'altro, però ci stiamo impegnando per comunque creare un'altra raccolta. E a breve avevo sentito Nanina che ci metterà in contatto forse con qualcuno di Mantova per riuscire a creare. Spedizione unica? Un altro viaggio. Perfetto. Un altro viaggio. Spedizione sì, unica. Esatto. Senti, invece io volevo andare un attimo da Diego, perché, allora, innanzitutto, come ti è venuta l'idea di farti crescere la barba? Adesso siamo al giro vita, più o meno. Partiamo dal principio. Io all'età di 30 anni, quindi 5 anni fa, tra l'altro in questo mese faccio gli anni, ho deciso di dare un cambiamento, ero un po' stufo, no? Dopo aver fatto militare, tra l'altro un anno e mezzo di militare, sempre a farmi la barba, sono passato un po' di tempo. Beh, immagino che infatti non fosse detto, consentito alla militare. Detto, basta, e ho cominciato a farmi crescere la barba, ma in modo proprio così, senza avere delle motivazioni o degli obiettivi. Man mano la barba cresceva, esperti di settore, barbieri e parrucchieri mi dicevano che avevo comunque una crescita molto importante, e da lì poi ho cominciato a bazzicare il mondo di Cosmoprof, passerelle, gare, e sono arrivato ad avere un discreto successo personale che adesso ho sfruttato creando un gruppo qua a Brescia insieme a altri sette componenti bresciani. Altri sei componenti. L'abbiamo visto prima, poi è caduta la bandiera. È caduta, ma io l'ho tirata giù, okay. Ovviamente, così. Che si chiama Bearded Brixia,
e abbiamo portato questa cosa diversa, no? La barba, come, non come moda ma come stile di vita, e abbiamo portato qua feste, eventi e insomma i trofei ce li siamo tenuti a Brescia. Insomma. Ma c'è tutto un mondo intorno alla barba però, adesso tra l'altro anche la figura del barbiere, che ecco non me ne vogliono, prima qualche anno fa se tu dicevi a un parrucchiere che era un barbiere si offendeva ed era offensivo quasi. Diciamo che oggi è stato riscoperto la figura del barbiere, diciamo che è nato quello che stai dicendo è vero, una volta i barbieri erano barbieri, sono diventati parrucchieri, adesso sono ritornati barbieri e ci tengono, sono orgogliosi e ci tengono di questa, ecco, dell'essere definiti barbieri. Io personalmente dal barbiere non ci vado mai, ecco come si può vedere, però collaboro con loro ed è bellissimo perché noi, come ti ho detto prima, facciamo questi eventi, soprattutto abbiamo fatto a Brescia il 16 febbraio una grande festa dove erano presenti anche i Cobra, e veramente la festa è, lo posso dire, più grande d'Italia, dedicata alla barba, tutto per beneficenza, tutto per stare insieme, tutto per divertirci. Ecco, visto che parliamo di beneficenza, anche i Cobra, Michael, sono molto in linea con il discorso beneficenza. Ricorda tu chi sono i Cobra. I Cobra sono una squadra nata 4 anni fa da un gruppo di 5 persone, compagni di squadra, compagni comunque di disagio del fine settimana e dei terzi tempi. Abbiamo avuto l'idea malsana di formare una squadra per fare dei tornei estivi, tornei beach e tornei seven che si tengono un po' in giro per l'Italia. Siamo partiti con un gruppo di 8 giocatori e a distanza di 4 anni in questo momento la rosa dei Cobra è composta da 42 persone. Sono giocatori che raggruppano tutto il settore bresciano, quindi comunque sono giocatori del CUS Brescia, giocatori del Brescia Rugby, giocatori del Franciacorta, del Lumezzane, Bassa Bresciana, ci sono comunque più squadre nel territorio e questa è la forza dei Cobra in questo momento, riuscire a raggruppare più società. È una cosa che fino ad oggi è stata difficile fare e chi ci ha provato prima di noi è durata comunque poco, quindi noi al quarto anno iniziamo ad avere una concretezza in quello che stiamo facendo. Quest'anno è subentrata la collaborazione con i barboni, le barbe, infatti la maglietta dell'evento, questa è la maglietta ufficiale che poi utilizzeremo per giocare all'evento, c'è lo stemma dei Cobra con lo stemma delle barbe. E è nata questa collaborazione, si è pensato di mettere insieme due mondi, di portare comunque nel settore bresciano la possibilità di conoscere sia quello che è il rugby 7, il rugby beach, che è quello che è il mondo delle barbe, e creare una sinergia, come direbbe un mio amico, e fare una grande festa che si terrà il 6 di aprile allo stadio Invernici a Brescia. Inizierà intorno alle 14.30 e andrà avanti fino a sera inoltrata, con spazio per i bambini, spazio per i barbuti, spazio per chi vuole venire a far festa e guardare e mangiare, e la sera poi si terranno delle dimostrazioni di rugby 7 e rugby touch, tra virgolette. Perfetto, allora questo è il 6 di aprile. Il 6 di aprile. Avrò modo di ricordarlo visto che siamo tutti vicini con questi eventi. E tu ci sei, Gianluigi? Ci siamo di sicuro. L'altra cosa importantissima è che Michael, coi Cobra, anche loro, aiutano sempre anche il discorso del dottor Moreno, Associazione Maruzza, reparto di oncomatologia pediatrica dell'ospedale civile di Brescia, che senza saperlo però ci raggruppa tutti con l'unico obiettivo, quello di aiutare per quel che si può quel reparto, quei bambini lì, col dottor Moreno, che è un grande, che lo salutiamo il dottor Salutiamolo Moreno. Salutiamolo e aspettiamo di incontrarlo. Lo aspettiamo in studio, certo. E lo aspettiamo in campo, anche il 6 d'aprile. Assolutamente. È un grande. Guarda, volevo aggiungere una cosa proprio semplice al volo, che l'amicizia che è nata tra me e Michael c'era già. La cosa bella è che noi come gruppo Brixia raggruppiamo quelli che sono a Brescia tutti i gruppi nazionali di barba e baffi, quindi anche noi faremo una squadra composta da membri di più gruppi diversi d'Italia, quindi è quello il nostro spirito, quello di portare tutti insieme sotto la passione, l'unica bandiera, e divertirci e fare del bene. 6 aprile, allora ricordiamo, io andrei ancora da Matrice perché volevo chiedere alla Nina come in questo momento possiamo aiutare a Matrice. Nina, cosa dobbiamo fare? Ma noi... Allora, noi abbiamo ovviamente fatto una cernita tra i nuclei che fortunatamente adesso stanno bene e non hanno bisogno, e abbiamo anche però delle famiglie, magari delle persone che
che ancora si rivolgono a noi, ancora diciamo hanno bisogno un po' di supporto. Molte famiglie si sono spostate, c'è uno spopolamento ovviamente, però noi abbiamo, per noi già il grande piacere è quello di avere dei sostenitori comunque vicini. Poi ovviamente invitiamo tutti i gruppi, barbuti e non, a scendere da noi, perché saranno ospiti, diciamo, d'onore, perché le persone cercano questo, soprattutto cercavo delle persone che li vadano a trovare e comunque che diventino amici loro, ecco, soprattutto. Poi ovviamente è libero, quello che vogliono donare, ogni donatore lo sa da solo, però importante è scendere, guardare con i propri occhi, rendersi conto della situazione, perché anche chi scende se ne rende conto, e comunque si possono rivolgere all'associazione se hanno, che ne so, delle donazioni, che possono essere qualsiasi cosa. Insomma, noi abbiamo anche dei gruppi a Brescia che sono scesi più volte, Gianluigi lo sa, e che comunque tornano, ci vengono a trovare a prescindere, vengono a trovarci perché ormai per noi sono degli amici, ecco. Questo volevo è importante, il legame allora che tu ti stai dicendo. Sì, per noi serve il supporto di persone che poi tornano e che per loro scendere da Amatrice diventa anche una prassi annuale, cioè tornano, abbiamo avuto ospiti, molti oratori, gruppi, scout, persone che vengono qui, quindi magari comprano nei negozi, dormono qui, mangiano qui, quindi diciamo creano un indotto, certo, anche di microeconomia, ecco. Senti, ormai, cioè, per fortuna stiamo andando verso la bella stagione, quindi per Amatrice questo è sicuramente una bella notizia. In quanti siete rimasti ad Amatrice? Allora, adesso parliamo di piccoli numeri, prima del terremoto insomma parlavamo di 2700 persone, poi ci sono 1600, io credo che oggi diciamo che la popolazione amatriciana dovrebbe essere intorno a numeri fatti, un po' più di 900 persone credo realmente. Intorno alle 1000 persone credo che siano i numeri giusti. Voi calcolate una cosa, che con tutti gli aiuti che sono arrivati, oggi 1000 persone possono sembrare tante, ma in realtà sono quelle che vivono a Roma, in un quartiere popolare, in tre scale di appartamenti popolari. Certo, i poveri romani, sì. 1000 persone ce l'hanno dentro. Vabbè, certo. Non sono... Capiamo perfettamente. Noi siamo a Brescia. Alice? Noi siamo a Brescia, abbiamo delle proporzioni leggermente diverse, ma capisco il tuo paragone. Insomma, a volte ai bresciani, dopo tanti anni vissuti a Roma, dico che Brescia è praticamente uno dei municipi di Roma. Meno di un municipio di Roma, quindi... Noi a Roma, guarda, noi Paolo, noi giriamo anche i quartieri popolari che hanno delle problematiche gravi, e diciamo questo, a Roma una popolazione come quella la infilerebbero dentro un casermone, quindi parliamo di poche persone. Noi riceviamo tanta gente ogni giorno ad Amatrice, tanti gruppi, ma tantissimi, che possano essere motociclisti, magari scendesse, ecco, Gianluigi, magari anche il gruppo del rugby, magari anche i barbuti, perché veramente tutti i gruppi del mondo sono scesi e arrivati ad Amatrice, nel terra del cratere. Importante è questo, cioè capire che ad Amatrice c'è bisogno che scendano persone, c'è bisogno di gente che torni. Amatrice era una perla, ma come Amatrice parliamo anche dei nostri territori bellissimi reatini, dove ci sono tanti santuari, c'è un paesaggio veramente stupendo. Per cui quello che diciamo, non lasciamo solo Amatrice, le terre del cratere, non abbandoniamo queste poche persone rimaste, perché sono quelle che stanno attaccate con le unghie e con i denti al proprio territorio, alle proprie origini, alle proprie tradizioni. Lo ricorderemo, Lalina, lo ricorderemo, visto che andiamo, dicevamo, verso la bella stagione, quindi Amatrice e soprattutto bella d'estate, bella in primavera estate. Bravo. Quindi torneremo a ricordarlo. Ti dobbiamo salutare, grazie, e ti aspettiamo ancora grazie in collegamento nelle prossime settimane. Grazie a ciao, tutti, Lalina. Ciao Gianluigi. Ciao Paolo, grazie molte. Ciao, Amatrice grazie. Vi saluta. Grazie. Ciao.
Ciao. Anche una bella giornata da Matrice. Allora Paolo, per chiudere, dobbiamo chiudere e saremo velocissimi e poi ci ritorniamo. Dicevamo prima, assistenza? Assistenza, la situazione è molto a macchia di leopardo, nel senso che, allora, premessa, ATS Brescia, che è la provincia di Brescia tolta dalla Val Camonica, secondo i dati di ATS Brescia i minori con autismo sono circa 1 migliaio e più o meno ci sono 100 di nuove diagnosi ogni anno all'incirca. Tante? Sì. Tante, nel senso che rispetto a ragazzi dai 4 ai di 14 anni, più o meno c'è un ragazzo con autismo ogni 180-190 ragazzi. In questa situazione il problema è quello dei servizi e della disponibilità dei servizi. Purtroppo, non lo dico io, cito un articolo uscito dopo una conferenza stampa di ATS Brescia di 3 mesi fa, 4 mesi fa, in cui ATS Brescia diceva i fondi riescono a coprire le necessità più o meno del 50%. Ne approfondiamo, avremo modo il 4 aprile anche di sviscerare un po' questa parte, che non è sicuramente da meno. Dobbiamo chiudere, allora ricordiamo 6 aprile l'evento allo Stadio Invernici, quindi verremo anche a... Vi aspettiamo numerosi. A fare una cappatina. Allora grazie a Diego, grazie a Michael, grazie a Luigi, grazie a Stefano, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana. Buona serata. We'll be right back.